La sede della regione all'interno dell'area di risulta è sicuramente un'opera che divide la città di Pescara, non è apprezzata, è presa in autonomia dal sindaco Masci e dal presidente Di Marsilio, non è accettata dalla città e perché riteniamo che la sede della regione potrebbe aiutare a riqualificare una zona periferica della città di Pescara. Ma ci sono tanti punti che devono essere messi sotto osservazione e non lo chiediamo oggi. Il primo, di quanto sarà questa sede? Parliamo di 10.000 o 20.000 metri quadri. Accorperà tutte le sedi della regione, prevederà un parcheggio per gli 800 dipendenti regionali e per i fruitori, oppure le persone che andranno in regione e i dipendenti utilizzeranno i 2.000 posti auto all'interno dell'area di risulta e soprattutto quanto pagherà la regione al comune di Pescara per quest'area di 9.000 metri quadri che viene sottratta al verde? E poi lanciamo un allarme. Guardate, ci sono ancora 12 milioni dei precedenti fondi Masterplan. Devono essere assolutamente contratte le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 di dicembre di quest'anno. Se così non sarà, rischiamo di perdere. C'è il progetto per il Silos Nord di 800 posti, 300 verranno realizzati subito, ma non c'è ancora né la validazione né la gara. Siamo certi che entro il 31 di dicembre riusciremo ad avere questi fondi?